Bella ragazzi, dovremmo essere alla parte 6, se non sbaglio, di questo gioco. Ho fatto anche delle parti in live, quindi tanto tempo. Adesso andiamo a finire contratti. C'era una paperella che poi tra l'altro stanno mettendo tutte le tavole da sci, tutti gli sci qui quando abbiamo tutta questa parte verde da portare via, eh? Quindi praticamente non capisco il perché. Condende loro. Ah beh sì, perché qua c'è la cosa, probabilmente non li mettono li mettono per terra. Vabbè. Contenti loro, contenti Twitch. Abbiamo fatto un bel po' prima del tempo. Dai, finite sto rovo. Torno efficiente. Questo niente, non lo so, ma sto facendo video, io non posso sapere se c'è niente, mo. Allora, ripariamo tutti, tutto, perché raga adesso poi ripartiamo a fuoco, eh. Consegniamo. Dai, 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 raga. Quanto? 5.000. Fitness Co. Dai. Bella, raga. Grande, eh? Allora, mi ha aperto l'avanzato. Oh raga, oh raga, oh raga. Allora, lui vuole i robot, però per i robot, secondo me, allora 7-4. Sì, bene o male possiamo fare questi, dai. Allora, oh, abbiamo tutto. C'è la macchina apposta. Ok. 14, esegui. Vediamo un attimo come si comportano. Neanche stanno scaricando, già hanno incominciato a lavorare. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Ok, ah, visto? Vabbè, a parte questi qua che stanno facendo niente, vediamo chi lavora, cosa sta facendo. No, no, di qua, di qua. Allora, quello sta facendo i tondini. Ah, perché è un tornio quello lì. L'altro piega la lamiera dritta. Ah, l'altro fa le manigliette. Questo qua, questo qui fa le manigliette. Qui sta facendo le casse, le mette uno sopra l'altro, bellissimo. Quello fa i tondini, ma ne fa più di uno. No.
Questo sarebbe le poltrone alla svecchia. Vediamo un attimo. Urca. Ok. Il problema è qui adesso, a sto punto. Ok, in spugna non c'è problema. La schiuma la compro. No, dai, facciamolo uguale. Qualcosa di schiuma, secondo me è molto più bello. Però ha una problematica di... legno, forse. Ok? Così è meglio. Dai, verde, verde. No! Ma porca miseria! Forse a sto punto... grigia. Serve un qualcosa di... di mano. No. Questo butta fuori tutto. Ma ancora ho sbagliato, raga. Allora. No, qua butto fuori tutto. Qui butto fuori tutto. Ah, qua butto fuori tutto. Però 12, 12, 19. Aspetta un attimo, mi costerà un botto.
me non dispiace. A me non dispiace. No, dai, adesso doveva venire. Dai ragazzi, finite l'ultimo. L'ultimo barbecue, dai. Caminetto portatile. Che sta facendo lui che l'ho appena preso, se no era andata, è andata, è andata, è andata. Via, consegna. Ok, grande. Un'idea migliore. Ah, sempre sto robo c'avo lui in testa, c'ha. Devo sempre fargli fare un lavoro e poi un altro, perché così non riescono a farmi i lavori insieme. Assurdo. Madonna, guarda, guarda le paperelle. Non riescono a farmene una. Uno l'ho beccato.
E vai, dirigente d'azienda. No, non posso annullare il progetto perché sennò poi dopo... vabbè. Ho visto uno che faceva le foto, dove? Qual è quello stronzone che fa le foto? Ma no, ma dai, ma si è incendiato il banco! Allora, facciamo il pelo, volete andare a fare le cuscini lì? Ti ripari o? Dov'è l'altro che fa le foto? Eccolo! Scamato! Dai ragazzi, su la poltrona! Recuperate un po' di tempo, su! Eravate in vantaggio! No, anche da svecchia no, non guadagniamo una lira! No, 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 no! Dai! Ma ragazzi! Macchinina. Dai, dai che stanno tornando un po' in verde, forza, forza. Allora, è impossibile adesso come adesso nella mia ditta di fargli fare due lavori. Ok, un'altra è pronta. Dai raga, su. Dai raga, su. 10, dai raga, dai raga. Vedi, quella lì c'è il fenicottero, cacchio. 12. Non perdete tempo, andate a fare ste cose. Ah, quanto, dai. 13. Dai. 14. No, dai, stanno facendo due fenicotteri. Ma allora mi prendono in giro. Non ha scadenza il fenicottero. No, è andata.
Ah, raga, che roba, che roba. Due fenicotteri e una sedia sola. Vabbè. Assurdo. Vai, livello 5 svecchia. Io un aiuto con la produzione di mobili per un grosso ordine. Le... Io non apro più lì, eh. No, le andrei a rompere, ma. Andiamo a rompere. Ok, rotelle, sedia idraulica. No, sì. Esatto. Giusto, il banchetto, giusto. Il banchetto. Ok. Questo che piega. Questo che piega, non ce l'ho una macchina apposta, questa piega. Cioè. Ok. Allora, facciamo di finire sti scemi. Ok, adesso possiamo anche prendere il lavoro. Ok. Ok, svuotate. La poltrona? Ragazzi, adesso avete un po' tutto, eh? Mamma mia, cominciano già. Oh mio Dio, cominciano già a essere in ritardo. Dovrebbero recuperare adesso. Salvataggio. Allora, quello fa il cuscino. Quello fa i cosi. Gli fa la gamba. L'altro cucisce.
No, ma il fattore che sono sempre, sempre lì a mangiare stressati è una rottura di scatole. Vai, vai che sono in vantaggio, speriamo bene. Sono più quelli che stanno... Ma siamo sul filo del rasoio, eh? Devo capire quale macchina è lenta, che ce ne vuole di più. Allora, mentre loro fanno, vediamo un attimo di... No! Allora, facciamo una bella porta qui. Anzi, facciamo una bella roba del genere. Vai. Oh, ma quanti? Ok, loro sembrano in vantaggio, gli altri mi stanno costruendo la parte di lì della ditta. È molto stretta. Molto stretta. Robots! Se questo mi sposto qui, credo che posso spostarli. Io faccio questa cosa qua. Ragazzi, ah, erano già qua, vedi, bravi, erano qui da qua a lavorare, mi hanno fatto anche il pezzo in più, bravissimi. Anzi, se qua ci sta una porta, non ci sta una porta. Non ci sta una porta. Che peccato. Però posso sempre fare una cosa di questo genere. Facciamo l'area carico scarico. Allora, spostiamola.
No. No, Madonna. Cosa è successo? Questo che cos'è? Ah sì, va bene. Svecchia. Vabbè, fammi finire questo, amico. Ok, allora questo sparisce. Certo che vuoi annullare. Bravo. Questa è la parte che va via, ok? La parte relax possiamo allargarla anche un po' quando andiamo a spostare questi che finiamo. Dai ragazzi, su però, muoviamoci, eh. Allora, un'altra piegatrice. Ma i soldi, non è che ne ho tantissimi, raga, eh. Siamo un po' battendo la fiaca, eh. Sicuramente un'altra piegatrice ci vuole, se anche quest'ordine va è dura, eh. Se anche quest'ordine va è dura. Devo cambiare un po' la disposizione. Devo cambiare tutta la disposizione. Di qua è tutto più grande. Allora, facciamo un secondo questa cosa. No, allora, qui l'ho incasinato io. Questo che cos'è? Saldatura. Per cucire.
Ok, quindi questo lo possiamo spostare tranquillamente di qua. Ok, quindi questo... Quindi, tac, perché non me la fai, caspiterina? Salva. Ok. Quindi questo. Ok. Dobbiamo guadagnare un po' di soldi. Questo va bene. Allora, al taglio ne abbiamo due. Al piegatura metalli. Farlo ce l'abbiamo. Ok, vai, andate a lavorare perché sennò qui non facciamo nulla. Questo qui io lo voglio spostare qui.
compriamo scaffali. Cazzarola. 1500, eh? Questo che cosa fa? Quindi olio cucito. Io vorrei comprare una piegatrice, una piega metalli. Esatto. No, aspetta un attimo. Per metalli. Per metallo. No, aspetta. No, non credo di avere questa macchina qua. Questa per, cos'è che piega questo qua? Piega legno. Ok. Ok. 9,40. Oh, skateboard si può anche fare. Questo cosa fa? No, però c'è quella che fa il taglio storto. E c'è la macchina che fa il taglio dritto. Ecco cosa c'ho bisogno, ecco cosa ho bisogno. Bravissimo. Ok.
Ho bisogno della macchina che dipinge. Ok. Allora, la sedia, aspettiamo un attimo, magari se ci va di fortuna. Ok. Ah, ecco, questo non l'avevo ancora piegato, eh. Sì, così che passo nel mezzo non è malvagio, eh. Cioè, ragazzi, dovete fare un po' di lavoro perché stiamo un po' finendo i soldi, eh. Stiamo finendo anche il tempo di gioco. Ma le postazioni del metallo, quante ne abbiamo? Che stai a cucire? Scusa, le postazioni del metallo. Possibile che non ne ho una. E chi comanda le postazioni del metallo? Ecco perché era incasinato, non avevo la postazione del metallo, raga. Ma se io qui voglio allargarlo, scusami, ok? Partendo da un angolo trascina, te, non me lo fa. Sì, forse adesso sì. Togliendo questa parte qui. Ok. Vediamo. Niente. Sono dei punti che non mi lascia fare nulla il gioco, eh. Io vorrei allargarla perché siamo veramente al limite qua, eh. Cioè, ma riuscite a finirlo? Mamma mia, non riusciamo neanche a considerare gli snowboard. Siamo a 69,5. Va, ma come vanno lenti?
Lo scaffale piccolo, sono ancora lì a lavorare. Mamma mia, ragazzi. A finire, che fanno prima lo snowboard, che è una roba che ho fatto prima, sono in 10 a lavorare. Perché portano da uno scaffale all'altro? Non è affidabile il lavoro così, ragazzi, no. Non è buono, non è proprio buono, non è buono il lavoro così. Non è buono. Vabbè, dai, adesso finiamo lo snowboard, poi dovrei fare proprio un reparto metallo, un reparto coso, però ho capito che metallo coso, metallo di coso non ci va. E se io faccio tutti i macchinari qui, tutti proprio, tutti, e sposto la zona di carico di là. Ok, dai, qualcosa abbiamo venduto. Le sedie purtroppo le stiamo buttando via e dovrò pagare anche lo smaltimento. Guarda quante sedie avete fatto, ragazzi, da buttare via. Siete proprio degli incompetenti. Ah, beh, però nello stesso camion mi fa tutto. Grande, beh, almeno quello, dai. Mi butta via le sedie e si porta via il snowboard. E quello, invece di buttarle via, se le mette in tasca. Eh? Cosa ne dite voi? Vabbè, 18.000 le abbiamo incassate. Adesso questi qui. Sì, non mi sembra male come cosa. Allora, amici, mi raccomando di seguire tutti i video di questo gioco se vi interessa sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, portate gente, i vostri amici, parenti e tutti a giocare, a vedere le mie live e anche a vedere qua su YouTube, iscrivervi e guardare i vari video che porto e datemi consigli, se volete qualche gioco in particolare, qualcosa, insomma, vediamo che cosa si può fare. Ci sono tutorial, day one, un sacco di roba, eh? Un sacco di roba, ma seguite anche i social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube e Discord. Lascio i link in descrizione. Poi su YouTube in descrizione ci sono tutti i link per potervi iscrivere al mio canale. Io vi ringrazio per il vostro supporto. Ho bisogno del vostro supporto, ragazzi, perché sono ancora troppo piccolino e voglio crescere insieme a voi. Ciao ragazzi, alla prossima. Marco Transgress Channel vi saluta. Questo gioco a me diverte tantissimo. Ci vediamo, mitici!